È un grande piacere per me presentarvi quest'uomo perché diciamo che quando l'ho conosciuto mi ha regalato delle perle di saggezza straordinarie, perle di saggezza che ritrovo nelle sue opere, anche se in questo caso si tratta di un esordio letterario a tutti gli effetti. Salvatore Massimo Fazio, benvenuto! Ciao Antonella, ciao a tutti gli amici. È un esordio al romanzo. Romanzo, certo, in questo senso, perché tu ti sei già cimentato nella saggistica, nella filosofia. Sei un filosofo, del resto ti tocca. Sì. Ciao a tutti. In questo caso però hai deciso di scrivere questo romanzo che ha avuto, so, una gestazione abbastanza lunga. L'hai dovuto maturare, far sedimentare. Sì. Sono 7 anni che ci sono sopra, frattanto sono uscite altre opere. E non mi piaceva mai la sua impostazione perché pensavo che avesse sempre un taglio saggistico, fino a quando poi ho contattato un'agenzia letteraria, poi un'altra, un agente si è preso cura di me, poi mi ha rappresentato negli anni, ha detto: questo può essere il nuovo Fazio, il Fazio scrittore, romanziere, narratore. E allora è la scommessa per antonomasia. Infatti dicevi prima che è un esordio letterario alla narrativa, a tutti gli effetti è una grande scommessa perché mi si conosce come saggista, polemico tra le altre cose, ma non come. Mi piace che lui aggiunga l'aggettivo polemico perché tu lo rivendichi con orgoglio, questo aggettivo. Un tempo, adesso lo dico perché a Sei quelle opere ravveduto, sei ravveduto. sì, molto. Io sono curiosa su questo fatto perché l'ho letto in diversi articoli. Fermo restando che l'essere umano è in perenne evoluzione e quindi è anche normale che possa cambiare idea, mi diffido molto di quelli che dicono che bisogna essere coerenti sempre nella vita, mi preoccupano. Invece bisogna cambiare. Se. Ma guarda, anche io la penso in questa maniera, infatti con le categorie che pratico fra il giornalismo, la pedagogia, la psicologia, la consulenza filosofica, sono tutte le mie categorie, come conosci, come sai, ci conosciamo da tanti anni e ci stiamo ritrovando qui, c'è da dire, da ammettere che a me non interessa la stabilità, ma tutto ciò che va in evoluzione viene considerato quasi come fosse un non essere coerente, ma perché la coerenza dove porta? In psicologia diciamo che la razionalizzazione di una persona la fa stare bene, sì, quando è in pubblico, quando è fuori, quando è dentro le quattro mura domestiche, poi è sempre in crisi. Quanto ti voglio bene che hai detto questa cosa, ti ringrazio proprio. Beh, sì, perché Io sono. questo. Oh, scusa, No, dimmi, dimmi, scusa. no, dimmi tu, completa. Io sono ben donde, contento, lieto e felice di non essere lineare nelle mie scelte. Sono lineare al lavoro perché i miei pazienti li voglio bene, sono lineare da giornalista perché i miei lettori li devo volere bene, non sono lineare nella fortuna scrittoria più che editoriale che ho avuto, che mi ha reso noto nel 2011 più che prima. Lì voglio fare i grandi salti, le grandi capriole perché mi riesce bene e non mi creo problemi. I problemi me li creo per altre cose. Ambiti. Malattie dei miei genitori molto male. Io sono dovuto rientrare da Biella più di 3 anni fa. Momentacci, ecco questo. Però ripeto, l'incoerenza non è un dato negativo. Dovrebbero smetterla anche i miei colleghi diretti di dire questo in studio, quelli in studio ovviamente. Ecco, Il tornello dei dileggi è il titolo di questo romanzo molto peculiare. Andiamo intanto subito al titolo perché è fondamentale per spiegare tutta la vicenda. Partiamo da questo format televisivo che mi ha fatto pensare subito, ti dico la mia sensazione quando ho letto il libro, mi ha fatto pensare a quella passione che hanno molte persone per sai quella lotta fra i galli, no? L'arena dei galli che si scannano. Non ho mai capito che cosa ci provi, che gusto ci provi la gente a fare pure le scommesse. Però leggendo il tuo libro ho pensato subito a questa cosa perché ho capito che effettivamente è vero, a molte persone piace vedere gli altri accapigliarsi. Nel tuo caso, però, nel tornello dei dileggi, con un'eleganza e uno stile, perché c'è modo e modo di discutere, lo si può fare in grande stile, ci si può fare molto male con le parole eleganti.
Si può fare molto male, la parola ferisce più della spada, non è un modus dicendi inventato o stupido, ma è una realtà. Cosa succede? Il torneo dei dileggi là lo rappresento come un format televisivo, poi in verità ha una base di conoscenze. Ringrazio Andrea Pennisi, un personaggio, un vicinario della nostra Catania, ma che si impone anche in Francia, in Norvegia, in paesi che tra le altre cose orbito e amo. Fondò il dileggio del Tinello, invitò dei personaggi a Catania, fra i quali anche me, dove piuttosto che far litigare le persone, eravamo noi, gli attori, quelli che stavamo sul palco, a parlare e a litigare noi sulle provocazioni del pubblico, e poi dimostrando che l'inversione dal litigio si passava subito, subito a una grande empatia, scagliandosi contro il pubblico, e tutti ridevano ed era piacevole. Però capisci l'inganno che c'è dietro tutto questo? Non è TV, era teatro, ma nel libro diventa TV, quindi vado ad attaccare un po' il sistema della TV spazzatura che è dove tutto è sempre preparato. Qualche giorno fa Decisamente. Decisamente. vedevo Giuga, qualche giorno fa, che faceva quel cosino così, e poi quelli di Striscia la Notizia hanno preso l'immagine del gobbo dove c'era scritto Casella fa il gioco delle mani, altri due nomi non li devono staccare. È chiaro, ma l'inganno televisivo, ma talvolta anche l'inganno della vita, perché in realtà quel genere di rappresentazione la viviamo anche nei contesti lavorativi, nella nostra quotidianità, no? Quel modo talvolta così sottile di relazionarsi. Ora io dico, il Torrello dei Dileggi va letto, perché oltretutto si snoda fra una serie di città e chiaramente c'è anche Catania che è fortemente protagonista. Certo, sono le città dove io ho vissuto, ma Roma, Catania, Firenze, Palermo, Bodo, tu pensa che Bodo, che è risalita alla cronaca da 2 settimane perché ha giocato contro la Roma battendola 6-1 lì in Norvegia e 2-2 qualche giorno fa ha pareggiato contro la Roma, io ci ho vissuto, manco a farlo, io tifo per la Roma e per il Catania, manco a farlo per capire queste cose, sono citate queste città. Però Catania è la città mia di nascita, dove ho potuto osservare diversi movimenti, diverse dinamiche, diverse canagliate, diverse bellezze, ma ho potuto osservare anche riportare ciò che è accaduto a me personalmente. Siccome noi ci siamo conosciuti molti anni fa, io ho ritrovato tante cose dentro che abbiamo vissuto, condiviso. Poi però fuori onda, invece, ti darò una bella dritta, molto utile per sopravvivere a tutto questo. Però intanto voglio ricordare l'appuntamento, intanto con, perché giorno 11, giovedì, esce il libro, ma poi c'è un appuntamento il 13 novembre all'Auditorium, Centro Sempreverde a Sant'Agata Libattiati. Alle 18:30. Sì, vorrei chiarire che cioè io appena i miei dico vanno via, moriranno, insomma, io mi auguro che questi signori poi vadano a fare compagnia, non che io No, rimani. ci No, mancherebbe ma altro. questo ve lo auguro proprio, anche perché è bello continuare a vivere. La morte è un passaggio successivo, lo affronto anche, così come affronto la Roma Calcio, il Catania, la Fiorentina, i momenti di disagio, le bellezze, i monti, i voli. L'aereo non manca mai in nessuna mia opera, come non manca mai in nessuna mia opera la Roma. C'è chi Lo invece so. parla sempre del Lazio oppure del. Lo so che tu sei un super appassionato, infatti c'entra anche il calcio nel Il Tornello dei Dileggi che vi invito a leggere, esce giovedì. Grazie per averne chiacchierato con me a Salvatore Massimo Fazio. Grazie a voi.